Ok. Bella raga, benvenuti sul mio canale, io sono Mr. Joe Banana. Siamo in compagnia oggi. Ciao! L'escursione sarà rifugio... come si chiama? Geismar. Geismar, una cosa del genere. Siamo sulle Odle, è una delle valli meno contaminate delle Dolomite, possiamo dire così. Vediamo un po' come andrà a finire. Anche qua raga, questo qua è il sentiero che andiamo a fare, il numero 36, Adolf Munkel. La strada è abbastanza semplice. Siamo più o meno a metà del percorso, è un po' in salita, no Tony? Sì, ma nulla di impossibile. Nulla di impossibile. E vi dico ragazzi che lo spettacolo comincia già a farsi vedere. Dopo aver percorso metà, diciamo, del sentiero, arriveremo su questa spiazza qua. E poi gireremo verso sinistra. Ok raga, probabilmente questa è la parte migliore del sentiero. Sempre procuriamo il numero 36, un'altra quarantina di minuti. Piccola nota ragazzi, noi stiamo andando i primi di marzo, c'è ancora neve, però non abbiamo le ciaspole, stiamo andando su con i semplici scarponi. Io mi sono portato via anche i ramponcini per sicurezza, però non credo che ci sia bisogno comunque di eventuali ciaspole. Ok ragazzi, rettifico. Abbiamo trovato un punto in cui c'è il ghiaccio e infatti c'è il Tony che sta facendo un po' stile Avenger. Per questo ragazzi, se avete la possibilità, portatevi i ramponcini, ottima scelta. Finalmente ci siamo arrivati al rifugio. La giornata è pazzesca, guardate la mia destra, c'è una vista dietro di noi, eccoci qua, magnifiche Odle. L'unica nota negativa ragazzi è che pensavamo che era aperto. In verità è chiuso, però va bene, diciamo che il paesaggio compensa.
raga, sosta fatta. Purtroppo, come vedete, il rifugio è chiuso. Noi stiamo morendo di fame e i nostri stomaci non sono abbastanza forti. Però il paesaggio delle Odre, fantastico. Bella raga, la nostra avventura finisce qua. L'escursione alle Odre è stata veramente una figata. Il percorso è molto semplice, potete scegliere appunto tra il sentiero che vi ho indicato nei video, oppure anche ce ne sono altri due. Siamo stati un po' a digiuno, però adesso abbiamo la pancia piena, siamo pronti per tornare a casa. E niente, ci vediamo alla prossima avventura.